A rischio le tratte meno utilizzate perché poco remunerative e almeno la metà, più di 1.000 su 2.500 nelle Marche, dei posti di lavoro in ferrovia. È l'allarme lanciato dai sindacati anche ad Ancona con una raccolta di firme in stazione contro la liberalizzazione delle ferrovie, come propone la Commissione europea. In Commissione europea stanno discutendo in questi giorni il cosiddetto quarto pacchetto ferroviario, che prevede tra le altre cose anche la liberalizzazione del servizio ferroviario in Europa e quindi anche in Italia. Noi non siamo contro la liberalizzazione in sé per sé, noi però vogliamo regole certe per il lavoro e anche e soprattutto per la sicurezza dell'esercizio, perché chiaramente nel momento in cui il servizio ferroviario dovesse essere liberalizzato, entrerebbero dei privati che hanno come primo scopo per loro solo e esclusivamente il guadagno. Le linee secondarie verrebbero lasciate in secondo piano e via via abbandonate, come è successo per esempio con la Fabiano Pergola. Cosa chiediamo? Chiediamo che il servizio ferroviario, e più in particolare in generale la mobilità, venga finalmente percepito come servizio per il cittadino contribuente e non che venga soltanto investito sui treni a maggior profitto. A rischio posti di lavoro e meno garanzie contrattuali per i ferrovieri. A rischio anche posti di lavoro. Posti di lavoro, ma non solo, anche la questione contrattuale, perché poi liberalizzazione significa anche liberalizzare il contratto di lavoro. E bisogna evitare assolutamente il dumping contrattuale che questo tipo di politica e quindi di liberalizzazione sfrenata può portare al settore.